Rieccoci qui. Allora, dicevo, parleremo di sociale, parleremo di uno spettro del sociale che è davvero difficile e, mi permetto di dire, assolutamente un peso per, soprattutto per chi vive con persone che hanno questa malattia, che è l'Alzheimer. Sono persone che hanno problemi di memoria, hanno problemi neurodegenerativi sostanzialmente, per cui c'è questa difficoltà e ovviamente i problemi maggiori dopo il periodo in cui si rendono conto queste persone che stanno per perdere tutto quanto, ed è una cosa che onestamente non augurerei neanche al peggior nemico, però poi quando si arriva si fa lo scatto dall'altra parte, i problemi poi si riverberano sulla famiglia, e ne parleremo oggi con chi si occupa di dare sostegno alle famiglie che hanno parenti in queste condizioni, con Ornella Mazza. Buonasera. Buonasera. Che è la coordinatrice di Fondazione Manuli. Fondazione Manuli è una realtà molto importante in questo ambito. Esatto. E nasce quando? Proviamo a dire quando nasce, poi vediamo lo spot, sì, così si capisce. Allora, un po' io innanzitutto vorrei prima di tutto ringraziare comunque Telenova per questa opportunità che ci ha dato. E felici vorrei, noi. Grazie. E vorrei portare i saluti del nostro presidente, sì, la signora Cristina Manuli, grazie, che non è purtroppo presente questa sera in quanto è impegnata in un altro convegno nel Veneto. Sì. Ecco, quindi era molto dispiaciuta, però sono io qui a rappresentarla. Perfetto. Allora, quindi nasce Manuli nel 1992. Mm. E infatti ieri abbiamo festeggiato il ventennale, ecco, con un concerto molto molto bello di musica jazz alla Basilica di San Marco. Milano. Sì. Quindi nasce nel 92, diciamo sinceramente non come capita spesso in altre realtà che si occupano del sociale, perché c'è un familiare che vive questo problema in famiglia. In quanto in realtà nella famiglia Manuli fortunatamente questo problema non c'è stato, però è nato per volontà innanzitutto del capostipite della famiglia Manuli, l'ingegner Dardanio Manuli, che è stata una persona particolarmente sensibile ai problemi del prossimo e quindi voleva comunque lasciare un segno tangibile di questa sua generosità. E quindi ha fondato questo ente, di cui poi se ne è fatta carico la figlia, la signora Cristina Manuli. Ok, allora facciamo una cosa, vediamo lo spot, che sì, è una cosa importante da vedere anche perché, insomma, è rappresentativo e ci sono un po' di dati che è meglio che, esatto, tutti sappiano. Vediamolo subito. C'è un luogo a Milano dove la persona torna ad essere protagonista. Benessere, serenità, amicizia, divertimento, recupero di abilità espressive, risveglio di emozioni smarrite. Questa è l'isola in città di Fondazione Manuli Onlus. Medici, operatori, volontari, una grande famiglia per non sentirsi più soli. Fondazione Manuli Onlus, l'aiuto concreto per l'Alzheimer. 02 670 31 40. Qui c'è anche il numero di telefono, perché... Sì. È il fatto di essere prossimi alle persone in difficoltà che è ovviamente la vostra, certo, la vostra voglia, la vostra mission. Per cui sostanzialmente proviamo a capire un attimo quali sono gli aiuti di cui necessita un parente di un malato di Alzheimer, perché in molti casi uno dice ok, so cos'è l'Alzheimer, ecco, probabilmente fino a quando non si vive una situazione di qualcuno che ha questo tipo di problema si parlava in vera e basta, in, sì, realtà non lo si sa che non cos'è l'Alzheimer, non si riesce a rendersene conto in pieno. Beh, innanzitutto la malattia di Alzheimer è una malattia neurodegenerativa del cervello che porta l'individuo che ne viene colpito lentamente a perdere qualsiasi capacità di svolgere le attività della vita quotidiana. Inizia con una perdita di memoria, poi lentamente non ci si rende conto più in che luogo si è e in che tempo, e poi lentamente non si è più in grado di far nulla, quindi non si è più in grado di lavarsi, di vestirsi, di mangiare, di uscire da soli. Quindi queste famiglie, a un certo punto, i familiari che se ne devono occupare si ritrovano praticamente a dover essere vicini a questi malati 24 ore su 24, quindi perdendo qualsiasi contatto
con il mondo esterno e con la realtà. Questo è una, forse è il primo punto, anche nel libro che voi avete, sì, avete fatto c'è scritto che il primo problema, forse se non ricordo male, l'86% delle persone segnalava questo problema, era la solitudine dei familiari, perché si devono estraniare, perché si devono preoccupare e preoccupare del proprio caro. Assolutamente. Ma quindi questo è uno. Non solo, questo isolamento a volte è dovuto anche dallo stesso familiare che non accetta questa malattia, certo, e quindi si vergogna e quindi automaticamente si chiude nel suo mondo e purtroppo e dal quale poi è difficilissimo uscirne fuori, perché questo isolamento poi si ripercuote a 360 gradi non soltanto sul caregiver, che è la persona che si occupa del malato, ma sull'intero nucleo familiare, quindi figli, parenti più vicini, certo, quindi un grandissimo dramma veramente. E cosa fa Fondazione Manuli? Proviamo a capire un attimo, perché abbiamo capito qual è il principale problema, poi ce ne sono in coda tanti altri, perché non è solo la solitudine, no, c'è anche lo sconforto immediato, ci sono tante cose di cui la paura, tante cose soprattutto psicologiche, ma non solo, di cui qualcuno si deve prendere carico e occuparsi, e voi lo fate. Certo. Come lo fate? Quali sono le cose che voi riuscite a dare a queste diciamo persone? Che il nostro iter è un accompagnamento, noi vogliamo accompagnare queste famiglie che si rivolgono a noi in un percorso che sarà molto molto lungo. Quindi cosa facciamo? Nel momento in cui la famiglia si rivolge alla Fondazione Manuli perché ha saputo della nostra esistenza attraverso il passaparola, attraverso il territorio, perché noi in questi 20 anni di lavoro abbiamo tessuto una rete molto molto fitta con tutti gli addetti ai lavori, quindi con i medici di base, con le unità di valutazione Alzheimer, di cui se vogliamo poi ne possiamo parlare successivamente, con tutti gli attori che sono praticamente coinvolti nella cura di questa malattia. E quindi nel momento in cui la famiglia arriva a noi, noi immediatamente facciamo prima uno screening telefonico e cerchiamo di capire qual è il bisogno. Dopodiché nel 95% dei casi invitiamo il familiare in assenza del malato a venire in fondazione e fare un colloquio psicologico con una nostra psicologa, che è la figura adatta per cogliere quali sono realmente i problemi e i vissuti di questi familiari. E poi in funzione di quello che viene fuori da questo colloquio, che dura circa un'ora e mezza, andiamo a strutturare degli interventi proprio mirati sul bisogno di questa famiglia. In questi 20 anni noi di strada ne abbiamo fatta tanta, nel senso che nel 92, quando è nata la Fondazione Manuli, e dicevo non perché esisteva un problema in famiglia, ma perché ai tempi di malattia di Alzheimer si parlava poco e non c'erano strutture, se non qualcuna che stava nascendo, che potesse rispondere a questi bisogni. Quindi il nostro presidente, comunque, che è sempre stata una persona molto sensibile, figlia naturalmente dell'ingegner Manuli, che ha voluto fondare questo ente, ha cominciato a fare un esame di quelli che erano, diciamo, i problemi irrisolti nel territorio di Milano, e ha visto che in realtà per questa malattia si faceva poco. E allora ha iniziato a strutturare inizialmente solo un'assistenza domiciliare. La sede della fondazione era la camera della signora Manuli. Certo. Ecco, poi da lì veramente adesso si è un po' ingrandito il tutto. Abbiamo fatta veramente tanta strada, una bella strada, quindi, una bella strada davvero, soprattutto una strada utile, perché è questo poi quello che doveva essere, è stato il e fine, continua a essere. Certo. 0267 03140, giusto, per info e prenotazione posti. Io sono sul sito, ve lo faccio vedere, www.fondazione-centrale manuli.com, e sono qui anche per farvi vedere che ovviamente qui si parla tanto, l'unico modo di parlare di tasse da un certo punto di vista parlando col cuore e non con un'incazzatura feroce, questo qui, il 5 per 1000, cosa farne? Guardi, cosa si può fare? Si può fare questo, esatto. Si può anche fare questo, ma darlo a Fondazione Manuli, che si occupa di questa problematica, farlo sia perché magari c'è il problema in casa, e questo è uno stimolo maggiore ancora, sia perché bisogna rendersi conto di quanto sia problematica la vita delle persone che hanno questo tipo di
disturbo e poi subito dopo di tutte quelle che vivono con loro e per loro. Il codice fiscale lo leggiamo insieme, 97118730155, lo trovate comunque sul sito internet che vi abbiamo fatto vedere, eccolo qua. E qui ci sono tante cose, perché qui c'è la mailing list, c'è chi siamo ce l'ha già detto lei, ci sono varie cose, ci sono anche tra le tante iniziative di Fondazione Manuli c'è questo Alzheimer Café sì. a Milano. Io prima ancora di chiedere a lei di spiegarci bene che cos'è l'Alzheimer Café, come funziona e poi magari di chiudere certo. pensando ad altre esperienze oltre all'Alzheimer Café, certo. io volevo farlo vedere anche a casa bene, l'Alzheimer Café, bene. Perché c'è un video che ci avete mandato voi sì. che noi abbiamo sistemato, montato in modo tale che fosse trasmettibile nel senso di lunghezza e quindi abbiamo un 4 minuti circa, io ve lo farei vedere perché si capiscono tante cose anche guardando e ascoltando le persone che parlano. Prego. L'obiettivo di un Alzheimer Café è quello soprattutto di spezzare l'isolamento dei familiari dei malati di Alzheimer e dei loro cari e dar loro la possibilità di vivere una vita relazionale più allargata, più sana. Il telefono non suona più, sembra quasi che tu abbia la peste e sono pochi gli amici che ci sono, insomma. Quando sei dentro 24 ore su 24, tu e lui e tu, è una cosa che non si può descrivere, perché sei alla morte civile. Solamente se io la obbligo ad uscire come oggi, vedo che rivive un attimino. Della patologia, di dare informazioni, invitiamo anche degli esperti, abbiamo avuto una dietista che ci ha raccontato come modificare l'alimentazione di queste persone in funzione dei disturbi che possono essere portati dalla patologia, abbiamo avuto una musicoterapeuta che ci ha raccontato invece come applicare la musica in un contesto di terapia al malato per renderlo più sereno, per aiutarlo ad affrontare le problematiche emotive che comunque ci sono anche in questa malattia. Non c'è più niente, non ha più fratelli, non ha più sorelle, non si ricorda più di 40 anni di lavoro. Programmava lui sul computer, agli inizi non riesce più neanche a schiacciare i tasti. Che mio marito, quello che con noi sembrava che non avesse più ricordato, che non ricordava più, con lui lo sfoderava. A lui diceva tutte quelle cose vere, erano vere, non erano fantasie. Questa associazione ha dato ossigeno a me, a mio marito l'ha aiutato a vivere gli ultimi sprazzi di lucidità e a me e alla mia famiglia ha dato l'ossigeno per continuare a vivere.
Allora, ve l'abbiamo mostrato perché forse più di tante parole che si possono dire fa questo video, insomma, arriva davvero dritto dove deve arrivare. Abbiamo visto persone che si domandavano dove fossero finiti gli amici che avevano una volta, insomma, e non ci sono più. È vero, e infatti scappa la gente. Sì. Colpevolmente o meno, perché in un certo modo si può anche comprendere un certo tipo di difficoltà a gestirsi, però onestamente lo so, purtroppo si fa fatica a volte a riconoscere queste persone, cioè a parlare, a confrontarsi con loro, perché non sono più le stesse, quindi si tende purtroppo a non riuscire più a dialogare con loro, e quindi lentamente le persone, sentendosi in difficoltà, si allontanano. Certo. È vero quello che ha detto, cioè il filmato dà un'idea di quello che è l'Alzheimer Caffè, ma le posso assicurare, io l'ho visto adesso, ma l'ho visto in tantissime, certo, altre occasioni, immagino. E lo vivo io l'Alzheimer Caffè ogni venerdì. Peraltro oggi all'Istituto dei Ciechi è proprio in corso questa attività, che anzi io vorrei comunque cogliere l'occasione per ringraziare il Comune di Milano, perché attraverso il Comune noi abbiamo una convenzione e possiamo utilizzare una parte degli spazi come viene fatto l'Alzheimer Caffè, e anche l'Istituto dei Ciechi, perché ci ospita i nostri proprio pazienti all'interno del bar. E quindi ecco, un ringraziamento va anche a loro, perché noi comunque possiamo fare determinate cose anche grazie al sostegno, certo, del territorio. Cosa succede all'Alzheimer Caffè? L'abbiamo visto, però in sostanza che tipo di aiuto si dà? Allora, l'Alzheimer Caffè è nato principalmente proprio per spezzare l'isolamento. Non l'abbiamo inventato noi, nel senso che è già un'attività che era stata studiata nel nord Europa da un geriatra olandese, che si era reso conto che per questi malati non erano sufficienti soltanto le terapie farmacologiche, ma servivano anche momenti di incontro e di socializzazione. E sulla, diciamo, falsariga di questa, diciamo, esperienza già fatta, l'abbiamo creata e tarata in base a quelle che sono le nostre esperienze, certo, e la realtà italiana, che comunque è diversa, nel senso che è comunque nel nord sono molto più avanti rispetto a noi, quindi noi comunque l'abbiamo dovuta adattare al contesto nostro, ai nostri ritardi, ai nostri, esatto. Cos'è l'Alzheimer Caffè? L'Alzheimer Caffè, io mi sento di dire sempre che è un luogo magico, perché avvengono delle cose straordinarie. Noi invitiamo i familiari con i propri cari malati a venire appunto a passare un pomeriggio in compagnia. In realtà però non è soltanto un momento di socializzazione, ma un momento anche di formazione per i familiari e anche di stimolazione per i malati. Allora, noi accogliamo questi nuclei familiari inizialmente nel bar, perché l'attività viene svolta in due tempi e in due luoghi. Quindi nel bar si fa la prima fase di accoglienza, perché questi pazienti sono molto disorientati e non ricordano magari di essere già stati lì altre volte, quindi hanno sempre paura, sono sempre un po' timorosi, diffidenti. Allora noi li accogliamo con i propri cari in questo bar, che comunque spesso il bar è un ambiente familiare per queste persone, perché comunque l'hanno frequentato. Dopo un pochino che si sono ambientati, chiediamo ai familiari di lasciarli. Naturalmente sono ben accuditi dai nostri volontari e da una terapista occupazionale, e all'interno del bar i pazienti fanno ogni settimana delle attività guidate di stimolazione, stimolazione cognitiva, stimolazione dei sensi, attività ludico-ricreative, quindi comunque momenti dedicati proprio alla stimolazione, certo, mentre i familiari in un'altra sala, con la presenza sempre di una psicologa, che è la psicologa comunque delle famiglie, che conosce quindi tutta la storia di queste famiglie, perché noi abbiamo famiglie che stiamo assistendo oramai anche da 10 anni, perché la malattia purtroppo è lunghissima. Sì. E con questa psicologa si confrontano, e invitiamo quasi tutte le settimane degli specialisti
che parlano dei vari problemi inerenti alla malattia. Quindi ne abbiamo avuti, oramai siamo entrati nel sesto anno dell'Alzheimer Café, ne abbiamo avuti tantissimi. Certo. Però devo dire che i familiari hanno sempre una grande sete di conoscenza, di informazioni. Immagino, di anche perché qui purtroppo quindi non serve, si sa granché di questa malattia, esatto, per cui è giusto che... Serve loro molto. Certo. E poi dopo li riuniamo e c'è il momento, diciamo, di festa, in cui con la musica dal vivo abbiamo una cantante che fa brani del loro passato, sì, per cui la musica ha questa, diciamo, funzione di catalizzatore, quindi riesce comunque veramente a creare un clima e è veramente un'esperienza incredibile. Si fa fatica a volte a distinguere il paziente dal sano. Ecco, questo già è un successo incredibile, esatto, per voi che vi occupate di questa cosa. Io le devo dire una cosa, in realtà, sì, avevamo detto che avremmo potuto parlare anche di altre cose, non solo l'Alzheimer Café, però è volato il tempo. Mi dispiace, perché... ho parlato no, troppo. No, anzi, assolutamente, no, è una promessa che ci facciamo qua io, okay, e lei. Magari possiamo ritornare. Certo, non, ecco, solo magari, ritorniamo benissimo, su questo argomento, ritorniamo con voi a breve, brevissimo, certo, e cerchiamo di sviscerare anche... Ben felici, beh, noi anche, noi anche. Facciamo vedere per l'ultima volta, visto che manca un minuto e poi dobbiamo lasciare spazio alla messa, facciamo vedere il sito in cui c'è anche il modo di dare il vostro contributo, il vostro 5 per 1000 a Fondazione Manuli, www.fondazione-manuli.com, e qui o c'è... punto anche org. O punto org anche. Tanto entrambi. Ok. La tua firma per il 5 per 1000, questo è il codice fiscale, lo vedete, e questa è una cosa. E prima di chiudere e lasciare spazio alla Santa Messa, io saluto e ringrazio Ornella Mazza, coordinatrice di Fondazione Manuli, grazie per essere stata con noi questa sera, e vediamo in chiusura un'altra volta il vostro spot. Grazie alla a fine... voi. Figuri. Grazie. Alla fine c'è il numero di telefono, per qualsiasi cosa loro sono sempre lì e sono meravigliosi. Siamo a vostra disposizione, veramente, abbiamo bisogno di voi, noi senza di voi non potremmo esistere. Grazie, grazie, grazie davvero signora Ornella. Vediamo lo spot e poi buona Santa Messa a tutti. C'è un luogo a Milano dove la persona torna ad essere protagonista. Benessere, serenità, amicizia, divertimento, recupero di abilità espressive, risveglio di emozioni smarrite. Questa è l'isola in città di Fondazione Manuli Onlus. Medici, operatori, volontari, una grande famiglia per non sentirsi più soli. Fondazione Manuli Onlus, l'aiuto concreto per l'Alzheimer. 02 670 31 40.